gli incaricati procedano all'apertura del sepolcro e alla esumazione del venerato corpo di San Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgione, sacerdote professo dell'ordine dei frati minori cappuccini. Quello che ci accingiamo a compiere è un gesto di affettuosa, delicata, discreta e rispettosa devozione verso le spoglie mortali del nostro San Pio da Pietrelcina. Questo gesto si fa preghiera di lode e rendimento di grazie a Dio tre volte santo per averci donato nel suo servo fedele una ulteriore manifestazione del mistero della croce. Appartiene a tutti noi, gli siamo grati e devoti, sentiamo forte la sua intercessione e protezione, gli vogliamo bene. Il gesto della ricognizione canonica rientra nella collaudata e secolare prassi della Chiesa. Padre Pio, fratelli, sorelle, amici, ci ha lasciato un testamento e una eredità. Questa eredità è la santità, a cui tutti noi, devoti e suoi figli spirituali, dobbiamo attingere.